Spesso ci accade, proprio come quelli del Vangelo, cioè spesso accade che noi credenti sappiamo scorgere, leggere i segni atmosferici e comportarci di conseguenza. Altrettanto spesso accade che invece non riusciamo a cogliere e leggere i segni dei tempi, comportandoci di conseguenza. I segni dei tempi sono quei segni che Dio manda agli uomini perché possano crescere nel loro cammino di fede in contesti sociali e culturali in continuo mutamento. Prendiamo tre di questi segni dei tempi, brevemente. Le celebrazioni liturgiche, sempre meno partecipate, partecipate da persone con età media sempre più elevata. Se dovessimo chiedere alle persone che hanno abbandonato la pratica religiosa, che cosa ci risponderebbero? In genere rispondono così: noia, pesantezza, parole a volte arcane, misteriose, vecchie, segni che non parlano, scollamento tra rito e vita e poi scarsa capacità di accoglienza da parte della comunità celebrante. E poi ancora mancanza di un prima e di un dopo, cioè a dire mancanza di una comunità dove si vivano autentiche relazioni fraterne. Abbiamo scorto il segno, lo abbiamo letto, che cosa fare? Non è facile. Beh, certamente in ordine alla capacità di accoglienza, beh, questo dipende da noi, questa capacità, e quindi lì dobbiamo impegnarci a crescere. Poi ci sono degli spazi di libertà che le norme che disciplinano i riti consentono. Spesso non li conosciamo questi spazi di libertà e quindi non li usiamo. Poi magari un po' di formazione che non guasterebbe. E poi magari, non so, la possibilità di fare delle sperimentazioni. Fatte con intelligenza, certo, seguite dalla competente autorità, però Roma non consentirebbe. Peccato perché forse potrebbero emergere delle cose molto interessanti. Secondo segno dei tempi, la questione femminile. Nel 13 il 60% delle donne si dichiarava cattolica. Nel 23 il 30%, un esodo, un esodo. Sempre più donne non si sentono a casa nella Chiesa. Per farle tornare a sentire la Chiesa come casa, però occorre cambiare stile, occorre cambiare relazioni, occorre cambiare modo di vivere. E questo cambiamento va fatto ascoltando le donne, il loro pensiero, non solo sulle cose della Chiesa, ma più in generale sulle cose della vita. Non sono mancati tanti documenti dei papi, che contenevano, contengono parole molto belle, molto importanti, però poi spesso a queste parole belle e importanti non fanno seguito dei comportamenti. E allora queste parole belle e importanti finiscono per apparire un po' false, un po' false. Anziché ripiegare su riconoscimenti tardivi oppure su richieste di perdono, cose a cui ci siamo abituati da un po' di tempo a questa parte,
Forse sarebbe meglio che come Chiesa ci immettessimo nei processi in corso, ci sporcassimo le mani nei processi in corso, anziché stare alla finestra. Entrare in questi processi col nostro discernimento, con la nostra profezia, con la testimonianza della libertà cristiana. Terzo e ultimo segno dei tempi, i giovani. C'è una bella vignetta che sta circolando in questi giorni e che avrebbe dovuto essere l'immagine di copertina di un libro di Paola Bignardi sui giovani. La vignetta è questa, c'è il Titanic che sta per salpare, a poppa il Papa, i cardinali, i vescovi, i preti, i frati, le suore, i laici devoti e sulla banchina i giovani e Gesù. Si salutano reciprocamente, solo che dopo poco il Titanic affonderà. Ecco, occorre ascoltare i giovani, i loro desideri, le loro attese, i loro sogni, le loro domande, le loro inquietudini, le loro contestazioni, ma ascoltarli seriamente, perché sennò continuiamo a costruire una Chiesa su misura della sensibilità nostra, di noi maturi, di noi anziani. Una Chiesa rispetto alla quale i giovani finiranno per sentirsi estranei o addirittura stranieri. Durante questa inchiesta della Paola Bignardi, a un giovane è stato chiesto come immagini la Chiesa, che Chiesa sogni, che Chiesa desideri. E lui ha detto una Chiesa che sia come una cena tra amici, perché in una cena tra amici c'è legame, c'è calore, c'è l'emozione di ritrovarsi insieme, di raccontare, raccontarsi, discutere di tutto con libertà. C'è una leggerezza che non genera superficialità, ma creatività. Ecco, che lo Spirito Santo ci aiuti a vivere la crisi che stiamo vivendo come occasione preziosa per ricavare da questa crisi cose buone per la Chiesa tutta. Amen. Dunque un cieco che siede lungo la strada a mendicare, Bartimeo, cioè il figlio di Timeo, sente che da quelle parti sta passando Gesù e allora inizia a gridare: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché tacesse. Quindi tra Bartimeo e Gesù c'è un ostacolo, una barriera che scoraggia l'incontro. Qui è la folla. A volte questo ostacolo, questa barriera è costituita dai discepoli di Gesù, dalla sua comunità, magari animati, come dire, da buone intenzioni, che il maestro non venga disturbato, che non sia assalito dalla folla. Un ostacolo, una barriera, può essere rappresentato anche dai nostri pensieri sbagliati. Anche i nostri pensieri sbagliati possono essere un ostacolo, possono essere una barriera
all'incontro con Gesù. Ecco perché occorre frequentemente rivisitarli e purificarli ed evangelizzarli. Bartimeo però non si lascia bloccare dalla barriera, dall'ostacolo, la supera, grida ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse: chiamatelo. Chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, ti chiama. Sono vocaboli su cui occorrerebbe soffermarsi a lungo. Noi lo facciamo brevemente, sinteticamente. Coraggio, cioè vieni fuori dalla tua paura, vieni fuori dalla tua sfiducia, vieni fuori dalla tua mancanza di attesa, vieni fuori da quella visione di te che ti fa sentire non amato da Gesù. Vieni fuori. Alzati. E cioè passa dallo stare seduto sul giaciglio alla posizione eretta, tipica dell'uomo che spera. Verbo greco usato è geiro, è il verbo della resurrezione, risorge, passa da morte a vita. Ti chiama. Alzati, risorgi, perché c'è uno che desidera appassionatamente incontrarti e cambiare la tua vita. Gesù. Egli, gettato via il suo mantello, era l'unica ricchezza che aveva, era la sua casa, era la sua coperta. Nella Bibbia c'è scritto che quando un povero dà impegno per avere un po' di soldini, il suo mantello, quel mantello gli deve essere restituito la sera stessa, perché è l'unica coperta che ha. Lui lo getta via questo mantello, questa sua unica ricchezza. Quale comportamento diverso rispetto a quello del giovane ricco. Quando Gesù gli chiede: vendi tutti i tuoi beni, dai il ricavato ai poveri, poi vieni e seguimi, lui se ne andò via triste perché aveva molti beni. Qua Bartimeo, l'unica ricchezza che ha, la butta via. Balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: che cosa vuoi che io faccia per te? Lui sa bene di cosa ha bisogno Bartimeo, ma lo vuole sentire da lui. Gesù è un pedagogo. E il cieco gli rispose: Rabbunì, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. La tua fede, e cioè la tua fiducia in me, perché questo è la fede, è fidarsi di Gesù e affidarsi a Lui, è riconoscerlo come l'unico vero Signore della nostra vita. E il nostro cammino di fede è un po' come il cammino di Bartimeo prima di essere guarito. Getta il mantello, si alza, non vede ancora e a tentoni va verso Gesù, orientato soltanto dalla sua voce. Scrive Pascal che durante il nostro pellegrinaggio terreno c'è luce sufficiente per chi vuole credere e ombra sufficiente per chi non vuole credere. E questa luce sufficiente è Cristo Gesù, presente nei segni d'amore e di grazia affidati alla sua Chiesa,
la parola, i sacramenti. Va, la tua fede ti ha salvato. Non dice vieni, dice va. Gesù libera, non lega. Non è un seduttore, è un educatore. È libero. Bartimeo si mette a seguire Gesù. Per dire che la fede non è una condizione in cui ci si installa, ma è un camminare perseverante dietro Gesù. È una relazione quotidiana con Lui. Ecco, cari fratelli e sorelle, permettetemi di concludere questa breve riflessione con una preghiera del Cardinale Martini, che dice così: Signore, Tu sei la mia luce. Senza di Te cammino nelle tenebre. Senza di Te non posso neppure fare un passo. Senza di Te non so dove vado. Sono un cieco che guida un altro cieco. Se Tu mi apri gli occhi, Signore, io vedrò la Tua luce. I miei piedi cammineranno nella via della vita. Signore, se Tu illuminerai, io potrò illuminare. Tu fai noi luce nel mondo. Amen. Un tale, figlio di Timeo, appunto Bartimeo, cieco, giace sul ciglio della strada e chiede elemosina, l'unico mezzo che aveva per sostentarsi. Ricordo che in genere nel Vangelo la cecità del corpo è immagine di un'altra cecità, la cecità dell'anima, la cecità dello spirito. Ebbene, Bartimeo sente dire che Gesù sta passando di là. Ha sentito parlare di Gesù come di uno che si prende cura degli altri, che addirittura opera guarigioni fisiche, e allora si mette a gridare: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Tra lui e Gesù c'è però un ostacolo, una barriera, rappresentata qui dalla folla. Molti lo rimproveravano perché tacesse. Altrove questa barriera, questo ostacolo è costituito dai discepoli di Gesù, e cioè dalla sua comunità, che magari è mossa dalle migliori intenzioni, diciamo così, l'intenzione di non disturbare il maestro, l'intenzione di non permettere alla folla di assaltare il maestro. Ma un ostacolo, una barriera, possono essere anche i nostri pensieri sbagliati, non evangelizzati. Il figlio di Timeo, Bartimeo, però non si lascia fermare da questo ostacolo, da questa barriera, e si mette a gridare ancora più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. E allora Gesù dice: chiamatelo. Chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, ti chiama.
tre verbi che sono un programma di evangelizzazione. Coraggio, quindi dai, esci dalla tua paura, esci dalla tua sfiducia, esci dalla tua mancanza di attesa, esci da quella visione di te che ti fa sentire non degno dell'amore di Dio. Alzati. Il verbo greco è egeiro, è il verbo della resurrezione, risorgi. Passa da morte a vita. Passa dal giaciglio alla posizione eretta, alla posizione dell'uomo che ha speranza. E tutto questo perché? Perché c'è qualcuno che desidera fortemente incontrarti, che desidera fortemente aiutarti a cambiare vita, ad avere una vita vera, buona, bella, riuscita, realizzata, felice. Egli, gettato via il suo mantello, era l'unica sua ricchezza. Era la sua casa, era la sua coperta. Tant'è che nella Bibbia è scritto che quando un povero dà in pegno il suo mantello per avere in cambio qualche denaro, quel mantello alla sera stessa gli deve essere restituito, perché è la sua coperta, è l'unica cosa con cui può ripararsi dal freddo e non morire. Quale comportamento diverso rispetto al giovane ricco, cui Gesù chiede, visto che vuole avere vita eterna, chiede di vendere tutti i suoi beni, donare il ricavato ai poveri e poi seguirlo, ma lui aveva molti beni e se ne va via triste. Il figlio di Timeo, Bartimeo, non esita a gettare via l'unica ricchezza, l'unica sicurezza che ha, perché sa che ad attenderlo c'è qualcosa di molto più grande. Balzò in piedi e venne da Gesù. È ancora cieco, quindi cammina a tentoni, a orientarlo, a guidarlo, soltanto la voce di Gesù. Questo andare del figlio di Timeo, Bartimeo, è in qualche modo icona del nostro cammino di fede. Chi crede cammina nella notte, pellegrino verso la luce. Scrive Pascal che fin tanto che siamo in questo mondo c'è luce sufficiente per chi vuole credere e ombra sufficiente per chi non vuole credere. E questa luce sufficiente è appunto Cristo Gesù, presente nei segni d'amore e di grazia confidati alla sua Chiesa, la parola, i sacramenti. Allora Gesù gli disse: che cosa vuoi che io faccia per te? Lui conosce bene il bisogno del figlio di Timeo, Bartimeo, lo conosce bene. Però vuole che sia lui a dirlo, a prenderne coscienza e a dirlo quindi. E il cieco gli rispose: Rabbuni, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato.
La fede non è innanzitutto assentire ad una dimostrazione chiara ed evidente o ad un progetto privo di incognite e di conflitti. La fede è innanzitutto fidarsi di Dio, affidarsi a Lui, rimettere la nostra vita nelle sue mani, perché sia Lui ad esserne l'unico vero Signore. E così fa il cieco Bartimeo. Va, gli dice. Non gli dice vieni, gli dice va. Gesù non lega, Gesù libera. Gesù è un educatore, non un seduttore, uno che porta a sé. Va, sei libero. E libero Bartimeo, figlio di Timeo, decide di seguire Gesù, di diventare suo discepolo. Ha riacquistato la vista del corpo, ma ha acquistato anche la vista dell'anima, dello spirito, della mente, del cuore. E ci dice che in questo suo andare la fede non è una condizione in cui installarsi, ma è un cammino perseverante dietro a Gesù, è la relazione quotidiana con Lui. Chiediamo allo Spirito Santo che ci doni luce e forza per accogliere nella nostra vita il Signore Gesù e così diventare trasparenza di Lui. Luce, la sola luce, capace di illuminare ogni uomo che viene in questo mondo. Amen.